Ricerca su Google su qualunque tema tecnologico abbia trovato come risposta la soluzione di Salvatore Ranzulla, dalle domande più complicate a quelle più semplici. Quello che magari pochi sanno è che dietro questo risultato c'è un lavoro importante, un lavoro che da tanti anni Salvatore fa e che oggi è qui per spiegarci. Infatti abbiamo intitolato questo panel, come si diventa Salvatore Ranzulla? Speriamo magari di impararlo in questa mezz'oretta con Salvatore Voilà. Ranzulla. Ciao, buongiorno a tutti, grazie. Allora, io partirei con la prima domanda, andrei in ordine cronologico. Cioè, tu sei in qualche modo da tanti anni sulla breccia, ma sei giovanissimo, quindi hai iniziato da bambino prodigio. Com'è iniziata la tua storia su Allora. internet? Sì, innanzitutto vi ringrazio per essere venuti qui, siete in tantissimi, grazie mille. La mia storia inizia in un piccolissimo paese della Sicilia, si chiama Mirabello in Baccari, è un paese di 1.000 abitanti, quindi un paese minuscolo, e nasce per caso. All'età di 10 anni convinco i miei genitori ad entrare in un negozio di informatica, prendo un computer, lo abbraccio, incomincio a piangere e i miei genitori, per evitare una brutta figura, sono costretti a comprarlo. Ma né io né i miei genitori avevamo idea di cosa fosse un computer, di come si utilizzasse. L'unico primo, diciamo, computer che avevo visto, l'avevo visto a casa di mio cugino, Giuseppe, che mi prendeva in giro. Mi diceva: "Io ho un computer, tu non l'avrai mai, i tuoi genitori non te lo compreranno." Da qui l'idea di abbracciarlo, e quindi costringere i miei genitori a comprarmene uno. A questo punto incominciai a smanettare col mio computer. Avevo 10 anni, andavo a scuola, tornavo a casa e cercavo di capire come utilizzare questo oggetto. E quindi incominciavo a risolvere i problemi che io stesso trovavo col mio computer. Non funzionava un programma, cercavo di capire come sistemarlo. Non andava un qualcosa, come si fa? Come faccio a farlo? I miei amici nel frattempo incominciavano anche loro ad avere il loro primo computer e mi incominciavano a sequestrare. Venivano a casa mia, mi prendevano come un pacco, mi portavano a casa loro per risolvere i loro problemi. E mi resi conto di una cosa: più persone presentavano lo stesso problema, più amici mi ponevano la stessa domanda. Da qui l'idea di rispondere solamente ad un mio amico, di scrivere la risposta in un documento Word, di stamparla e all'inizio incominciare a distribuirla a mano. Diventai una sorta di spacciatore di soluzioni informatiche con questi documenti Word. Il passaggio chiave avvenne nel 2002, quando pubblicai queste risposte su aranzulla.it. In quel momento nacque appunto un sito completamente amatoriale, quindi gestito da un ragazzino di 12 anni nella sua cameretta giù in Sicilia. Il sito incominciò ad essere visitato in tutta Italia. Nel 2008 il mio sito era visitato da quasi 300.000 persone al mese. Quindi 300.000 persone al mese leggevano le soluzioni di questo ragazzino, appunto, che le scriveva giù in questo piccolo paese della Sicilia. Da qui l'idea, appunto, di capire come trasformare la mia passione in un lavoro. Ma quando è iniziato a raggiungere la notorietà? Cioè, mi ricordo che in quel periodo già si parlava di te perché avevi risolto alcuni problemi di Google. Sì, io incominciai a occuparmi di sicurezza informatica perché nel 2008, quando il mio sito incominciava ad essere appunto conosciuto, un pirata informatico entrò nel mio sito e praticamente cancellò tutto. E quindi appunto mi restò abbastanza colpito, restai abbastanza colpito del fatto come si fa a proteggere un sito internet e quali sono i principi della sicurezza informatica. E intorno al 2008 incominciai a scoprire delle falle di sicurezza su siti come Google, come Microsoft, come Poste Italiane o Mediaset, con lo scopo di proteggere sostanzialmente aranzulla.it. Quindi il punto di svolta è stato appunto il 2008, quando mi sono reso conto che il mio sito poteva diventare un lavoro, incominciava ad essere visitato. Tra il 2008 ad oggi io ho continuato a fare quello che facevo nel 2008 in maniera più strutturata, quindi ogni giorno io e i miei collaboratori pubblichiamo degli articoli ed il sito è così cresciuto che oggi è tra i 30 siti più visitati in Italia.
Quindi se prendete una classifica trovate i primi posti Google, trovate Facebook, trovate una sfilza di siti porno, tra YouPorn e RedPorn trovate ranzulla.it. Ed è ovviamente il primo sito in ambito tecnologico in Italia. Per darvi un'idea, ogni giorno 500.000 di persone consultano ranzulla.it. Quindi una quantità impressionante di persone che trovano la soluzione ai loro problemi sul mio sito. Allora, e comunque devo però, Stefano, sfatare un dubbio, che tutti conoscano il mio sito, che tutti mi leggano. In realtà non è così. Vi dico che 3 settimane fa stavo andando ad un convegno a Vicenza, mi trovavo alla stazione centrale, un venditore di TIM mi ha fermato per dirmi: buongiorno, scusi, ma lei ha la connessione ADSL a casa? E io mi sono detto: guardi, io personalmente non ce l'ho. Dice: no, ma deve farlo obbligatorio. Ma ha almeno un computer. Dico: guardi, non sono così tanto pratico. Quindi in realtà non tutti leggono ranzulla.it. Sì, ma se tu gli avessi detto che eri Salvatore Ranzulla, gli sarebbe scattato qualcosa. Senti, all'inizio questo sito andava benissimo, però cioè, non ci facevi un soldo. Avevo letto da qualche parte che Google ti ha premiato per il numero di visite con una maglietta. Una maglietta, esatto. Ecco, quando hai iniziato invece a capire che tutto ciò poteva essere in qualche modo monetizzato? Sì. Il punto chiave è avvenuto nel 2009. Io avevo 19 anni e dovevo decidere cosa fare della mia vita una volta finito gli studi in Sicilia. La mia idea era quella di studiare, il mio sogno era quello di studiare qui a Milano e di studiare in Bocconi. I miei genitori non potevano permettersi di pagarmi gli studi. Io vengo da una famiglia appunto normale, insomma, famiglia modesta. Mio padre fa l'infermiere, mia mamma fa la casalinga e oltre a me ho appunto 3 fratelli. E mi resi conto, diciamo, posso trasformare la mia passione in un lavoro, e scoprì l'esistenza di un servizio che esiste ancora oggi che si chiama Google AdSense. Google AdSense è un servizio di Google che funziona nel seguente modo: tu hai un sito internet, ti iscrivi su Google AdSense, prendi un codice e lo metti in pagina. A partire da quel momento Google vende la pubblicità per conto vostro e vi paga. Il primo mese feci qualcosa come 3.000 euro, il doppio dello stipendio di mio padre. Ah. E quindi mi resi conto che la mia passione poteva trasformarsi sicuramente in un lavoro e poteva consentirmi di pagare gli studi. Con i primi risparmi decisi di abbandonare la Sicilia, di abbandonare questo piccolo paese e di spostarmi appunto a Milano per studiare in Bocconi. La mia vita era un casino, perché andavo io a scuola, andavo in università, seguivo le lezioni, preparavo gli esami, con l'unica differenza che il sabato e la domenica, mentre i miei amici andavano a divertirsi, io stavo lì a risolvere i problemi che gli italiani mi ponevano, insomma, sull'informatica. Quindi iniziavo a costruire questo database di risposte. Oggi su ranzulla.it ci sono 7.000 articoli che risolvono in maniera precisa tutti i problemi possibili ed immaginabili che una persona può avere con l'informatica. La cosa di cui sono molto fiero è che questi articoli sono continuamente aggiornati. L'80% dei miei utenti arriva su un articolo aggiornato da meno di 6 mesi. Quindi vi faccio un esempio banalissimo. Quando in Italia fu rilasciato Netflix, io e i miei collaboratori passammo la notte tra 1 di notte e le 8 del mattino per aggiornare tutti gli articoli sullo streaming online, così che le persone che cercassero informazioni su Netflix alle 8 del mattino le trovavano. Ok, ma un conto è lavorare sul SEO, il famoso SEO, che permette di collocarsi nelle prime posizioni di Google. Un conto è proprio esserci sempre. Vuol dire proprio avere un lavoro non solo su tecnico, ma proprio anche di individuazione, di trend. Cioè, innanzitutto volevo chiederti che team hai in questo momento e quanto si lavora su questo. Cioè, se nel capire quanto una cosa bisogna parlarne oggi, magari oppure domani, oppure è troppo tardi. Sì. Allora, per quanto riguarda l'organizzazione del mio team, della mia azienda, incominciai a ragionarci a fine del 2009. Quindi, per ricapitolare, io mi avvicino all'informatica all'età di 10 anni. All'età di 12 anni creo ranzulla.it, all'età di 19 anni mi sposto qui a vivere a Milano per studiare in Bocconi e lavorare. Un anno dopo stavo malissimo.
quindi finì in ospedale, finì, non riuscivo a fare più tutto, cioè non riuscivo a studiare, non riuscivo più a mandare avanti il mio sito, finì in ospedale per 3 mesi a San Donato, qui vicino a Milano. E mi resi conto come faccio, diciamo, a fare tutto, diciamo, nella mia vita, quindi a fare il mio sito internet, a studiare, a cercare di creare un qualcosa, e a mantenermi soprattutto, perché senza i soldi del sito non avrei potuto studiare. E mi resi conto di un'idea, quella di creare una tecnologia che esiste ancora oggi, che si chiama sistema dei titoli. Il sistema dei titoli è una tecnologia che ho ideato io quando avevo 19 anni, che analizza quello che voi cercate sui motori di ricerca. Quando voi andate su un motore di ricerca e cercate come scaricare musica da internet o qualsiasi altra informazione, il motore di ricerca memorizza che voi avete cercato quell'informazione. La mia tecnologia ogni mese recupera tutte le ricerche che gli italiani fanno di qualsiasi argomento, estrae le ricerche che riguardano l'informatica, cancella gli articoli che abbiamo già in casa, perché se voi cercate come scaricare un antivirus, forse su aranzulla.it già c'è questo articolo, e quindi fa scrivere a me e ai miei collaboratori esattamente le risposte alle domande che voi avete. Questo fu praticamente il passaggio di svolta di aranzulla.it, quindi scrivere non più quello che appunto riscontravo io come problema, ma quello che le persone cercavano sui motori di ricerca. E da qui l'idea di sviluppare questo sistema e di affiancarmi con altri collaboratori. Oggi lavorano con me 3 collaboratori esterni, sono Andrea, Martina e Irene, che sono le persone che effettivamente fanno il lavoro editoriale. L'azienda è molto piccola, è un'azienda, cioè, ci sono io e poi ci sono questi 3 collaboratori esterni. Io faccio di tutto, faccio il commerciale, sviluppo il codice, coordino i collaboratori, faccio un po' tutto e poi loro si occupano della parte editoriale. Il sito è andato molto bene in questi ultimi anni. Lo scorso anno abbiamo fatturato, per darvi un'idea, 1.400.000 euro. E gli hai insegnato lo stile aranzulla ai collaboratori? Perché tu una volta hai dichiarato, io scrivo come un bambino di 12 anni. Sì. Verbo, soggetto, anzi, sì. Soggetto, verbo, predicato. Sì, ma cioè, molti parlano di questo stile aranzulla. In realtà lo stile aranzulla è semplicemente il modo di scrivere di un ragazzo di 12 anni. Quando avevo 12 anni scrivevo con un linguaggio molto semplice, mi resi conto che questo linguaggio era molto apprezzato dalle persone e quindi ho continuato a scrivere e costringo i miei collaboratori a scrivere come un ragazzo di 12 anni. I contenuti possono essere letti da chiunque, sia da chi ha, diciamo, una conoscenza di informatica, ma anche da chi non ha nessuna conoscenza. E su aranzulla.it trovate tutto, trovate qualsiasi domanda la trovate. Se voi accendete il computer, non sapete più come spegnerlo, cercate come spegnere il computer, lo trovate. Sì, ci sono abbiamo anche un articolo, questo è stato uno scherzo che abbiamo fatto in redazione, ci siamo detti, perché non facciamo un articolo come cercare su Google e andiamo a cercare su Google? Siamo riusciti ad arrivare prima di Google. Quindi, ma infatti il punto di forza è quello appunto di trattare sia l'argomento dal più facile al più difficile, ma ci sono degli elementi in cui il tuo famoso software canna in qualche modo il risultato, cioè qualcosa che non ti aspettavi che avesse dei risultati clamorosi o qualcosa che invece pensavi che andasse fortissimo ed è stato un flop? Ma il sistema è un sistema appunto matematico e funziona in maniera estremamente avanzata e serve a garantire la qualità dei contenuti e ad evitare qualsiasi interferenza con gli inserzionisti. Se voi consultate aranzulla.it state sicuri che nessuno mi paga per consigliarvi un programma, per consigliarvi un cellulare o qualsiasi altra cosa. Questo perché il sistema funziona in questo modo. Quindi, dicevo, io so che cosa voi state cercando su informatica, so quante persone cercano quell'argomento, ma so anche quanto posso guadagnarci attraverso le inserzioni pubblicitarie automatizzate. Automatizzate vuol dire che Nokia, Samsung, Microsoft, che comprano pubblicità su aranzulla.it, non parlano con me, non parlano, ma comprano in automatico. Quindi il sistema cosa fa? Quali termini sono cercati, quante persone li cercano e sa anche se questi termini interessano agli inserzionisti o meno. E quindi io scrivo quello che interessa agli utenti e che interessa agli inserzionisti e soprattutto dei contenuti indipendenti. Negli altri siti editoriali di informatica
purtroppo le inserzioni pubblicitarie finiscono per influenzare la qualità dei contenuti, perché arriva uno sponsor e dice: ok, io ti do dei soldi, ti compro della pubblicità, ma tu mi fai un'intervista al mio manager, mi consigli il mio programma. Su Aranzulla.it questo non esiste, non è mai esistito, non esisterà, grazie a questi sistemi automatici per cui la compravendita di pubblicità viene fatta in automatico ed è indipendente da me. Questo è per me un... Allora, un'altra caratteristica di Salvatore Aranzulla è quella di averci sempre messo la faccia. E a differenza di molti altri siti di tecnologia, tu sei sempre in prima persona. Questo comporta dei vantaggi, perché per esempio immagino anche Netflix che ti ha chiamato per fare una pubblicità a Stranger Things, ma anche degli svantaggi, cioè le critiche. Tra tutte le critiche sul web, quali sono quelle che proprio ti scivolano via, non ti interessano, e quali invece ti hanno fatto arrabbiare? Ma guarda, come diceva Stefano, io metto, diciamo, appunto la mia faccia, quindi metto il mio nome, quindi le persone sanno che i contenuti sono curati da Salvatore Aranzulla, mi possono fermare per strada e appunto mi chiedono, mi dicono: salve, il contenuto fa schifo, ho risolto i tuoi problemi. Quindi in realtà sono più le persone che risolvono i problemi che quelli che non riescono a risolvere, fortunatamente. Quindi, diciamo, esponendomi come persona fisica, appunto sono soggetto anche a delle critiche, anche diciamo riguardanti la mia persona, ma sinceramente, diciamo, non ci presto così tanta attenzione. Più che altro sono... Scusa, se ti punzecchio, ma io mi ricordo un affair della tua pagina Wikipedia, che era stata cancellata, di fatto. Sì. Ma lì te l'hai ripresa un po'. Sì, la storia è stata questa di Wikipedia. Era giugno dello scorso anno, mi chiama mia mamma, e parliamo tipo delle 11 di sera, per dirmi: salvo, sei su Wikipedia. Ha detto: mamma, non lo so, cioè, mi odiano lì dentro, non ci sarò mai. Vado a controllare ed effettivamente ero su Wikipedia. Quindi l'ho pubblicato sulla mia pagina Facebook dicendo: guardate, sono su Wikipedia, cioè, sono contento di essere lì. Manco sono passati 5 minuti e è stata avviata la procedura di cancellazione, che era una procedura con la quale appunto delle persone, che poi si è scoperto essere, diciamo, un concorrente del mio sito, è riuscita a far sparire la mia pagina da Wikipedia. Sì, l'obiezione era che non eri un personaggio particolarmente rilevante, però in realtà la pagina di Wikipedia ormai ce l'hanno cani e porci. No, ci sono anche i personaggi appunto di fantasia. Io non ci sono, quindi c'è questa procedura. Ma in realtà, cioè, io devo confessare che sono più gli svantaggi che gli vantaggi di metterci Salvatore Aranzulla, cioè di mettermi come persona. Io ve ne racconto due. Sono andato venerdì scorso, quindi stiamo parlando di qualche giorno fa, a fare le analisi del sangue, perché io ho appunto questa malattia che ho scoperto, si chiama colite ulcerosa, quindi ogni mese devo fare queste analisi del sangue. Allora sono arrivato, buongiorno, ma lei è Salvatore Aranzulla? L'infermiera ha scordato come prendere la vena. Quindi sto disgraziato si è messo a giocare con la mia vena e mi ha fatto svenire. Quindi, cioè, in realtà sono più gli svantaggi di quelli che mi conoscono. Oppure un mese fa, una cosa che adoro tantissimo è quella di viaggiare. Ho la fortuna di lavorare con un computer, con una connessione ad internet, quindi posso essere a Milano, posso essere giù in Sicilia, e in qualsiasi parte del mondo, e quindi ne approfitto tanto per viaggiare. Quindi io basta col mio portatile, il mio cellulare e una connessione ad internet, riesco appunto a lavorare ovunque. Quindi viaggio tantissimo. Un mese fa, disgraziati, arrivo a Malpensa, alla dogana, per andare appunto a prendere il volo per Tokyo. La guardia di finanza, insomma, la polizia di frontiera, guarda il mio passaporto, mi guarda in faccia, guarda il passaporto e dice: prego, alza il telefono. Dopo 30 secondi mi trovo circondato da 15 persone della polizia di frontiera. Io non potete immaginare, io mi sono spaventato. Questi disgraziati volevano farsi la foto con me, urlandomi prima, lei non può lasciare il paese. Quindi, mi raccomando, se siete dottori, infermieri o poliziotti, non fatemi si scherzi, col cuore piccolino mi fate morire. Però adesso, se volete, dopo. Dopo ci sono.
Senti, un'altra faccia della notorietà è che magari tu quello che dici, magari in maniera un po' spensierata, viene un po' amplificato. Io penso alla tua frase dell'altro giorno sugli immigrati, che ha suscitato articoli su Repubblica, è un po' un casino. Sì, no, io adesso fondamentalmente non posso dire più nulla, nel senso che qualsiasi roba che faccio, cioè, se io giro per strada, vado su Instagram, cerco il mio nome e mi trovo le foto con i pantaloncini corti, con una maglia rossa, perché, e qualsiasi roba che dico, diciamo, viene praticamente ripresa. Due settimane fa, credo, è successo un episodio appunto spiacevole in cui ho rischiato, insomma, di essere appunto aggredito su un tram qua a Milano. Ho pubblicato un messaggio appunto di impulso, nel giro di qualche minuto era ripreso da tutte le agenzie, quindi mi sono beccato da terrone le accuse di razzista, di cattivo, di malvagio e tutto quello che poi... Sicuramente, diciamo, il fatto di metterci comunque la faccia ha dei vantaggi, le persone mi riconoscono, un feedback appunto diretto dalle persone, sicuramente ci sono anche appunto degli svantaggi, come quello che qualsiasi cosa che dico viene appunto in maniera molto rapida, ripresa e diffusa sui social o dalle agenzie giornalistiche. Senti, siccome sono tanti anni che fai questo lavoro e che vedi proprio giorno dopo giorno quali sono le insicurezze degli italiani nei confronti della tecnologia, cosa sta cambiando negli ultimi anni? Hai notato qualche miglioramento? Quali temi finalmente abbiamo imparato ad spegnere il computer o è sempre uguale la situazione? In realtà i problemi che gli italiani hanno cambiano con una rapidità enorme. Cioè, noi fino a qualche anno fa facevamo molto traffico con un programma che si chiamava MSN Messenger. Oggi non esiste più. Oggi buona parte del traffico è effettuata con gli articoli che riguardano Facebook, che riguardano appunto WhatsApp, e quindi sicuramente, diciamo, c'è un'evoluzione di quelle che sono le tematiche che cambiano. L'abilità nostra, mia e dei miei collaboratori, è quella appunto di rispondere a tutti. Sicuramente, diciamo, la soddisfazione mia più grande è quando le persone mi fermano e mi dicono che sono riuscite a risolvere i loro problemi con informatica. Peraltro, una cosa curiosa è che io ho moltissime persone anziane di 80-85 anni che si sono avvicinate all'informatica tramite il mio sito e che spesso mi mandano delle lettere. Un nonno di Torino mi ha inviato una lettera per ringraziarmi che era riuscito a parlare con i nipotini con Skype e praticamente mi allegava tipo 5 euro affinché non smettessi di abbandonare il aranzulla.it. Queste sono sicuramente, diciamo, le soddisfazioni più grandi, appunto vedere delle persone che riescono a risolvere i loro problemi con il mio sito, quindi risultare in qualche modo utile. Senti, se invece il tempo è praticamente scaduto, faccio un'ultima domanda, poi c'è un'ultima domanda a sorpresa. Se invece volessi dare un consiglio a chi volesse, non dico nel tuo campo che sei irraggiungibile, è meglio non competere, però in un altro settore, qualcuno che volesse avviare un'attività su internet simile alla tua, che cosa potresti consigliargli? Ma l'unico consiglio che posso dare è quello di scegliere una tematica che sia interessante per le persone, quindi nel mio caso è l'informatica, ce ne sono tantissime, la cucina, il settore green, i motori. In Italia ci sono tantissimi spazi di mercato ancora aggredibili, quindi individuare delle nicchie, un argomento, pubblicare dei contenuti di qualità e soprattutto appunto scegliere, trovare in maniera rapida come farci dei soldi, che può essere tramite la pubblicità, che può essere tramite le affiliazioni. Quindi voi recensite un cellulare e appunto se l'utente lo compra vi riconosco una percentuale, oppure tramite partecipazione ad eventi. Quindi individuare la nicchia, quindi produrre dei contenuti di qualità e soprattutto individuare come monetizzarli. Ma la cosa più importante è avere un orizzonte di lungo termine. Per iniziare un sito ad avere successo sui motori di ricerca sono necessari circa 3 anni, per cui se oggi voi incominciate a scrivere dovete tenere in conto di ottenere i primi risultati almeno nel 2020. Nel 2020, 20. Esatto. Ok, allora, come ti ho detto, qui abbiamo delle domande a sorpresa che praticamente sono il questionario di Proust, cioè delle domande di personalità. Ok. Questo.
capitarti una cosa random. Scegliene una, fatti la domanda, datti la risposta. Finirà malissimo. Sembra una bella fortuna. Vai. Le mie eroine preferite nella finzione. Vabbè, ne avrai qualcuna. Così mi prendete di cioè dici in termini di film, di io guardo, sono un grandissimo amante delle serie TV di Netflix, che costituisce la mia una dipendenza, una serie che adoro, è quella di Jessica Jones, quindi potrebbe essere questo. Va bene, ringraziamo Salvatore Ranzulla. Grazie a voi. Grazie. Allora,